ho fatto la prima cagata di questa serie. Rage. E non vedo due zinne giganti all'orizzonte. Wattai a tutti ragazzi e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo gameplay. E oggi su cosa vi ho portato ragazzi? Su Yandere Simulator. Che sesso è il tuo amante ideale? Ma ovviamente io sono etero ragazzi. Ma sì, bianco cadaverico. Sembra Mastro Lindo, è stupendo. Il colore degli occhi... così dai, viola da checca. Questi sono il top del top. Minchia sei orribile. Fa schifo io proprio. Ha così proprio aspetto da sfigatissimo. Questa è bellissima. Questa mi piace proprio. I can't feel anything. For as long as I can remember, I've never been able to feel emotions. But everything changed when I met him. My senpai. For the first time, I felt something. A strong desire. A longing. A yearning. A craving. Now I finally understand what it means to be human. To be alive. He is everything to me. And now, someone is trying to take him from me. She has taught me a new emotion. Rage. I want to hurt her. I want to kill her. I won't let anyone take him from me. Nothing else matters. No one else matters. Senpai will be mine. Qualcuno ci ha appena whatsappato. Beh ragazzi, io direi che vi faccio un riassunto alla fine, più o meno. Hai capito tutto, sorella. Ok, oggi è lunedì 4 aprile, c'è il sole. Riassunto brevissimo. La nostra protagonista le ha scritto una tipa che non si sa chi è conosciuta a scuola come Info-chan. Manda delle email di pettegolezzi, tipo eccetera, in giro per la scuola. E praticamente ha informato la nostra protagonista sul fatto che il suo senpai forse viene accaparrato da un'altra tipa, quindi ha intenzione di confessargli la cotta che ha per lui quel venerdì. Quindi noi dobbiamo disfarci della tipa prima di quel venerdì. La cantina, la città e la scuola. Io direi di andare direttamente a scuola. Tasto destro per usare il cellulare. Oh, che carino che sei. Magari dobbiamo entrare in classe. Ah, finalmente un essere umano. Complimenti per il balcone. Nostro senpai, ragazzi. Allora, quando vedete una pelata fra tutte le teste, è il nostro senpai. Davvero posso indossarlo? Ma dai che è fighissimo. E le mutande in faccia? C'è Goku fra noi, ragazzi. Goku e Krillin. No, possiamo tenere anche lei pelata. Direi che così formano la coppia perfetta. Una di queste probabilmente è il nostro obiettivo. Crush Senpai, quindi ha una cotta per il nostro Senpai. Quindi probabilmente è lei. C'ha delle tette enormi. Mazza, oh. La tipa dei capelli viola e da lezzine giganti. Ce le mettono proprio a disposizione qui all'ingresso proprio. Del tipo, benvenuti, ammazzate chi volete. Opterei per il coltello. Dove va la tipa? C'è qualcosa di losco. La nostra cara zinnona, la soprannominerei Miss Zinna, sta facendo qualcosa di sozzo. Dobbiamo trovare il modo per far sì che lei tipo si fidi di noi o qualcosa del genere. Quindi direi di farle un bel complimento. Minchia che bel balcone che c'hai oggi. Ok, possiamo fare lezione. Possiamo scegliere in quale materia, tra virgolette, specializzarci. Allora, un punto alla biologia, due punti alla psicologia. Ma sì, due punti al linguaggio, dai. Missina. Ah, non può parlare. Ah sì? E se decidessi di seguirti, magari piano piano, lentamente, senza restare sospetti con la mia testa d'assassino che mi ritrovo? Direi di non perderla di vista. Senza farci scu... Madonna che zinne, oh! Quando mia mamma è morta, mio padre beve tanto, un sacco. Qualche volta quando è ubriaco viene nella mia camera e...
Non voglio parlarne, lasciami da solo, ok? Facciamo finta di niente, la nostra cara Mistina molto probabilmente subisce abusi dal padre. Il nostro mostro lindo, bellissimo, con la sua pelata luccicante. Leave note. Molto probabilmente si tratta dell'armadietto della nostra Miss Zinna. Lasciando una nota possiamo attirarla in trappola e finalmente disfarci di lei e delle sue zinne giganti. Domestic abuse. Questo fa il caso nostro. Io direi di scegliere il tetto. Direi di scegliere il 4. Please try to make it to class on time. Oh, direi di continuare a potenziare la psicologia, la biologia e il linguaggio. Ok, sono le 3:30, ragazzi. Da qui dovrei comunque avere una buona visione di tutto il tetto. Se non ci fosse stimpicciona. Intanto ci godiamo la bellissima pelata della nostra protagonista. Sono le 4 in punto e non vedo due zinne giganti all'orizzonte. No, non mi dire che è salita adesso perché le prende, eh. Cioè già doveva prenderle, ma adesso le prende proprio male. Ma male le prende, eh. No, cazzo. Direi, ragazzi, di farla fuori qui. Sono sporca di sangue. Probabilmente ho fatto una cagata pazzesca. Minchia, cioè è salita sul tetto nell'esatto momento in cui mi ero persa nella scuola cercandola. C'è un obiettivo davanti al cancello. Cioè probabilmente adesso ci permetterà di tornare a casa come se non avessimo fatto assolutamente niente. Un insegnante ha scoperto il corpo. I membri della facoltà, quindi, sono tutti d'accordo nel chiamare la polizia. È arrivata a scuola e ha cominciato l'investigazione. La polizia ha interrogato gli andere e hanno immediatamente notato il sangue sui suoi vestiti. È stata arrestata. Yandere non sarà mai capace di confessare il suo amore a Senpai. Ragazzi, ho fatto la prima cagata di questa serie e abbiamo rotto il cuore della nostra cara Yandere. Direi di terminare qui questo nostro primo gameplay su Yandere Simulator. E nient'altro da aggiungere, ragazzi. Mi raccomando, lasciate un mi piace. Voglio per questo gameplay almeno 20 like, mi raccomando. Ci vediamo nel prossimo episodio. Vi ricordo di andarvi a iscrivervi alla mia pagina di Facebook. Vi lascio il link in descrizione come al solito. Un saluto, un bacione e a te a tutti la giocherina. Ciao!